Essenzialmente perché non è escluso di poter creare anche delle app, però la fisicità del gioco è una cosa molto importante, quindi noi abbiamo spesso abbinato al gioco semplice di carte un materiale che potesse permettere anche al bambino di toccare, spostare, muovere e ovviamente abbiamo studiato moltissimo, no, prima di arrivare a costruire quel tipo di gioco. La scatola, ecco, il lavoro di creazione dei materiali che ruotano intorno alla meccanica del gioco è quasi più importante della meccanica del gioco. Sarebbe molto interessante, non detto, non escluso che lo si faccia, presentare ai bambini come nasce un gioco e quindi spiegare che non c'è soltanto un'idea, perché l'idea nasce spesso in una frazione di secondo, no? Mentre si sta facendo qualcos'altro si dice: ah, sarebbe bello farlo diventare un gioco. Poi diventa importante sviluppare questa idea. Nello sviluppo dell'idea, che cosa è il gioco materialmente, diventa fondamentale. È più facile ragionare in termini di oggetti concreti che in termini di app, però non escludo che alcuni giochi nostri non possano anche diventare delle app. Per come io la penso, ecco, non sono assolutamente contrario alle nuove tecnologie, anzi le promuovo, però per come io la penso, questo tipo di gioco mi piace vederlo giocato da tante età diverse, ad esempio anche il nipote insieme al nonno, e mi piace pensare a uno scambio fisico di materiali. Poi non è escluso, ripeto, che si sviluppi anche qualcosa di parallelo.